Un caro saluto alle telespettatrici e ai telespettatori. Una nuova puntata della seconda serie di Agorà. Ospite della prima parte di questa puntata è l'assessore Luca Salvatore, assessore nominato recentemente dal sindaco Paolo Graziano. Una novità di cui si parlava da vari giorni, che poi puntualmente si è concretizzato. Ma prima di parlare del presente, del suo nuovo incarico, vorrei che il nostro ospite si presentasse ai nostri telespettatori, raccontandoci qualcosa di sé e anche del percorso politico che l'ha visto impegnato in questi anni prima di giungere, tra virgolette, nella stanza dei bottoni comunale. Sì, Marcello, ti ringrazio, ringrazio tutti i telespettatori per l'attenzione. La mia storia, io sono un libero professionista da circa 20 anni e politicamente mi sono sempre impegnato, non sempre, inizialmente non in prima persona, ma sostenendo qualche ex consigliere comunale. Diciamo che la mia estrazione sociale e culturale, ma soprattutto politica, è sempre stata quella di centrodestra. Ho deciso poi nell'anno 2010, nelle elezioni comunali del 2010, di candidarmi a sostegno dell'all'epoca candidato sindaco Sardelli, il sindaco uscente, nella lista civica Volare. Lista civica che era capeggiata dall'avvocato Faticoni, che all'epoca era un assessore uscente della giunta Sardelli, precisamente l'assessore all'urbanistica. E poi fui il primo dei non eletti della lista Volare, che ricordo con molto piacere perché era una lista innanzitutto fatta di amici, che racchiudeva tutta una serie di persone che facevano parte della società civile. E poi, insomma, ci ricordiamo un po' tutti come andò quell'elezione. Ci fu un sindaco che vinse senza avere la maggioranza in consiglio comunale perché andammo all'elezione ancora con la vecchia normativa. E si parlò anche in quell'occasione, insomma, di un nostro avvicendamento, di un nostro sostegno alla maggioranza, ma di fatto non fu così. Tanto è che io fui uno dei firmatari della sfiducia all'epoca sindaco Galasso. Le motivazioni di quella sfiducia, insomma, sono molteplici, fermo restando la mia stima personale all'amico Galasso, però non vedevo in quell'amministrazione una maggioranza. Innanzitutto non c'era proprio una maggioranza, ma poi non c'era coesione. Io credo che per governare una città c'è bisogno di coesione, di unità di intenti, per cui pensavo che avremmo trascorso 5 anni, se l'amministrazione fosse durata 5 anni, a fare poco o quasi niente. E quindi decidemmo di firmare la sfiducia al sindaco pensando di poter dare una nuova proposta politica al paese per cercare di dare una guida autorevole, una guida forte alla nostra città. E dopo tutta una serie di vicissitudini, noi decidemmo di candidarci e di aderire alla lista Città Nuove, che era la lista dell'allora governatrice della Regione Lazio, Renata Polverini, che io ricordo con estremo piacere, perché poi ma parte il legame politico che noi abbiamo avuto con Città Nuove. Io personalmente ho stretto anche un rapporto di stima e fiducia personale con la governatrice Polverini. Poi questo progetto, insomma, Città Nuove resta ancora in piedi come una fondazione, però dopo diciamo, le dimissioni della governatrice è venuto un po' meno
quel significato politico Progetto. al progetto, è venuto un po' meno questo progetto. Difatti, io ne ho parlato personalmente più volte con la Polverini, ripeto, con la quale è rimasta una stima reciproca. Però insomma noi ci siamo trovati poi a un certo punto a dover fare una scelta un po' diversa da quella che poi lei ha fatto candidandosi nel PDL, perché nasceva inizialmente Città Nuove come un soggetto politico alternativo all'epoca PDL, oggi Forza Italia. Diciamo noi, nonostante non condividemmo quella scelta, però siamo rimasti sempre al suo fianco, siamo rimasti sempre all'interno di Città Nuove, però per quanto riguarda tutta la situazione territoriale, per noi Forza Italia, PDL, insomma, ci sta un po' stretto per tutta una serie di motivazioni che magari non sto qui a dire. Quindi abbiamo deciso di sposare un progetto politico, che è quello del nuovo centrodestra, che ci sembra un progetto valido. Perché? Perché nei vari colloqui che abbiamo avuto con i riferimenti provinciali, anche regionali, abbiamo incontrato anche Angelino Alfano, ci è sembrato proprio di respirare un'aria nuova intesa come partire o ripartire dai territori, dalle capacità, premiare chi veramente sui territori ha le capacità, ha il consenso, ha a cuore le sorti delle realtà locali, perché poi se ci pensiamo oggi i veri detentori del consenso elettorale sono i consiglieri comunali, i sindaci, gli assessori. Mi sembra che questa realtà del nuovo centrodestra nasca con delle buone intenzioni sotto questo punto di vista, cioè ascoltare molto di più i territori proprio per far riavvicinare la gente a ciò che è la politica, e con la speranza ovviamente di poter fare bene. Poi, insomma, vado ad un passato più recente. Questo aderire al nuovo centrodestra ci ha portato, insomma, a fonderci con una parte della maggioranza che aveva già sin dall'inizio sostenuto la candidatura di Paolo Graziano. Ecco, qualcuno dice che questa è un'operazione di potere. Ecco, io vorrei dire che innanzitutto noi abbiamo sposato un progetto politico che è quello del nuovo centrodestra, e questa è la prima cosa. Secondo, le operazioni di potere io credo che oggi se ne possano fare ben poche, perché oggi non si gestisce il potere, oggi si gestiscono le esigenze dei cittadini. Io in consiglio comunale, durante il mio insediamento, io ho deciso di metterci la faccia, ma questo è vero, perché oggi assumersi la responsabilità e l'onere di un settore come quello che il sindaco mi ha, diciamo, mi ha dato, è veramente una cosa molto molto pesante, ma sia sotto il profilo politico, perché poi dal mio operato ne scaturirà la mia politica futura, no? Le mie scelte future, ma anche proprio dal punto di vista tecnico ed amministrativo. Cioè, questo è un settore che purtroppo è attenzionato un po' in tutta Italia, ma soprattutto nel nostro comune, perché nasce insomma già da tutta una Stai situazione parlando di igiene ambiente. di igiene ambiente. Fermiamoci un attimo perché è un argomento che merita un'attenzione particolare e quindi vorrei prima non saltare un altro passaggio. Certamente come giornalista ci tengo a spiegare ai telespettatori che nella provincia di Latina a un certo punto la gestione di Claudio Fazzone, del senatore Claudio Fazzone, è andata stretta. Stretta nel senso che non vi è stato un sereno confronto tra i vari esponenti del PDL e quindi poi di Forza Italia, in quanto molte personalità sono state ristrette. Fra l'altro lo stesso Enrico Tiero, che ora è il segretario provinciale dell'NCD, si è trovato sconfitto alle regionali, nonostante avesse preso tantissime preferenze, però
proprio perché Fazzone ha sposato un candidato formiano che è Pino Simeone, che poi è stato eletto. Quindi tutte queste cose hanno fatto sì che nel tempo, prima c'è stato, parlando di Minturno, una parte del PDL che ha lasciato aderendo a Fratelli d'Italia. Quindi Pino Sardelli, Fausto La Rocca, Livio Pentimalli ed altri sono aderiti a Fratelli d'Italia proprio perché non volevano più stare in un partito gestito da Fazzone. E poi l'NCD è stata un'altra evoluzione, ancora più concreta, di autonomia da una gestione giusta o ingiusta, ma che era molto personalistica. D'altra parte, io che ho seguito le vicende amministrative di Minturno, ricordo ai telespettatori quello che è accaduto al momento dell'elezione di Sardelli che ambiva al secondo mandato, poi quello che è accaduto quando è stato eletto Aristide Galasso con l'apposizionamento di Romolo Del Balzo, che ha fratturato proprio il partito e a un certo punto è mancato quel leader provinciale che imponesse delle regole. Io mi ricordo l'avvocato Maurizio Faticoni che chiedeva con vigore a Fazzone sia di ristrutturare il partito nel comune, di dargli un assetto con una sede e così via, e sia di intervenire in quelle strane maggioranze che si stavano creando intorno ad Aristide Galasso. Poi è finito il tutto e ora ci troviamo. E questo è bene ribadirlo, in una situazione estremamente assurda a Minturno. Perché? Perché il PDL, ora si chiama Forza Italia, non è presente in consiglio comunale. Quindi da un partito che ha governato questa città non ha un consigliere. Perché mentre in occasione del primo mandato di Paolo Graziano fu imposto a Paolo Graziano l'iscrizione al partito, a Forza Italia, altrimenti non l'avrebbero candidato sindaco perché Paolo desiderava restare come indipendente e fu costretto a iscriversi al partito, invece da Pino Russo si è acquisita soltanto un impegno morale non scritto e quando è stato il momento di entrare in Consiglio Comunale, Pino Russo si è dichiarato esponente di tradizione e valore, la lista civica che lui rappresenta e non per il PDL. Quindi a Minturno ci troviamo un PDL, ora Forza Italia, totalmente assente in Consiglio Comunale. E ci troviamo l'NCD, che forse non è forte in nessun comune della provincia come a Minturno. Perché vi trovate in questo momento ad essere 5 consiglieri comunali e 2 assessori. Gli assessori di riferimento ora sono insieme a Luca Salvatore e Fabio Saltarelli. Mentre i 5 consiglieri comunali sono Elena Conte, cioè Maurizio Faticoni, Riccardelli, poi Gianni Izzo che è presidente del Consiglio Comunale e Mario Roberto. E poi abbiamo ancora che qualcuno di loro ha anche delle deleghe del sindaco Riccardelli per quanto riguarda lo sport e la caccia. Quindi questa Anche Elena Conte ha la delega Elena ai Conte, ecco, ti servizi ringrazio, sociali. è delegata ai servizi sociali, che fra l'altro i servizi sociali è una bella rogna. Poi abbiamo anche il nostro coordinatore Angelo Graziano che ha la delega Sì. dal sindaco ai grandi eventi. Ai grandi eventi. Angelo Graziano, che fra l'altro si è verificato una cosa strana, è il primo dei non eletti nella lista Graziano ed ha aderito all'NCD. E allora, apprezzando l'intenzione dell'assessore di puntare subito sul suo lavoro assessorile, io invece, ecco, come giornalista desidero essere un attimo più integrante, e cercare di capire meglio la situazione. In Consiglio Comunale, due della lista Graziano si sono dichiarati, indipendenti, staccandosi dalla lista e sono Francesco Sparagna Francesco Sparagna e Amerigo Zasa. e Amerigo Zasa. Amerigo Zasa, diciamo che per carattere
è portato sempre a dichiararsi indipendente, quindi lui è una cosa a cui anela, lui è un indipendentista per principio. Ecco, Francesco Sparagna, come a volte mi ha fatto notare anche il regista di questa trasmissione, Giuseppe Capuano, non è un politico, ecco, è un cittadino calatosi nella politica e quindi ha uno sguardo ancora più distaccato. Bembo aveva, a nome del gruppo, l'avvocato Bembo, fatto un documento nel quale diceva: noi non vogliamo questo, noi così via, ma poi gli eventi hanno stravolto la situazione. Che cosa dire? Ora Paolo Graziano è convinto di avere comunque, come sempre, il controllo del partito. Certamente Paolo Graziano, alcuni cittadini, e non mi sento di smentirli, almeno per ora, fanno rilevare che non è il Paolo Graziano del primo mandato amministrativo. Gli anni passano per tutti. Lo posso dire perché Paolo ed io siamo coetanei allo stesso anno e quindi non manco di rispetto. Però il tempo passa, è il terzo mandato dopo una pausa e fra l'altro ha perso due dei suoi grandi sostenitori, perché in campagna elettorale l'avevano sostenuto fortemente Aristide Galasso e Roberto Leponi, i quali ora sono tutti e due a casa. Nessuno avrebbe mai previsto durante la campagna elettorale che ciò potesse accadere, come nessuno avrebbe mai pensato che quando fu eletto Sardelli sindaco avrebbe mandato a casa il suo fedelissimo compagno di partito che era Lorenzo Masone. Lorenzo Masone. Però nel comune di Minturno nulla è scontato, nulla è imprevedibile e quindi siamo abituati ai colpi di scena che rendono più viva la politica minturnese. Detto questo, noi vorremmo che la città fosse viva non soltanto per i suoi fermenti politici, ma perché ci fosse una raddrizzata nel comune. Lo dico spesso, voglio ripetermi anche con te, si respira un'aria qui a Minturno, quando dico Minturno intendo Scauri, Marina, ecco tutte le sue frazioni, non faccio un discorso campanilistico. Si respira un'aria di periferia, cioè nel senso che rispetto a Formia, Gaeta, Sperlonga ci sentiamo periferia perché non c'è quella cura del territorio che invece c'è nei comuni che ho citato. E anche piccoli comuni come Sperlonga, che sono partiti da situazioni precedenti di grande povertà e semplicità, sono arrivati ad essere di spicco nel campo turistico alberghiero. Detto tutto questo, l'assessore Luca Salvatore ha avuto una rogna perché igiene e ambiente certamente a Minturno è un assessorato che non porta fortuna. Non porta fortuna perché è un assessorato che si è scontrato con le inchieste della Guardia di Finanza, con le inchieste dei Carabinieri, con la magistratura, con i processi, con i funzionari arrestati e poi reintegrati al lavoro, ecco, problematiche varie. Si è pensato prima di lavorare con un tipo di incarico, cioè quello della raccolta nei cassonetti. Fra l'altro, questi cassonetti, io vorrei dire ai telespettatori una cosa che qui a Minturno sembra fantascienza. In Alto Adige, però lì ci sono italiani di lingua tedesca, di nazionalità tedesca. Ci sono delle carte tipo bancomat, cioè per poter buttare la spazzatura bisogna inserire nel cassonetto questa carta e si apre, altrimenti non si apre. Perché? Perché ognuno deve buttare nella sua zona e così via. Certamente da noi se non si aprisse il cassonetto avremmo tutto intorno al cassonetto. Ecco, passiamo da quella civiltà e quella cultura a quella nostra, dove i cassonetti sono sempre aperti, dove non abbiamo mai avuto la fortuna, assessore, di avere i cassonetti numerati. Cioè noi non sappiamo quanti sono i cassonetti sul territorio minturnese rispetto all'appalto. L'appalto garantisce tot cassonetti. Quanti ne abbiamo di cassonetti? Il contratto prevedeva, tutti i contratti che si sono succeduti,
la pulizia dei cassonetti, il lavaggio, la pulizia delle strade, tutte queste cose. Ora, a un certo punto, siccome il denaro adesso ha un valore maggiore di una volta, i cittadini vengono spremuti, non da Minturno, in tutti i comuni italiani, quindi non facciamo qualunquismo, però quegli euro che i cittadini pagano devono avere un senso, devono avere un valore e devono essere rispettati. Allora, adesso io mi sento sereno di poter fare questo discorso, che se lo facessi a un assessore che sta da 5 mesi o da un anno o un anno e mezzo sarebbe già una pagella. Invece, parlando con Luca Salvatore, non è una pagella, sono gli Un auspici, è auspicio. un auspicio. Detto tutto questo, l'assessore Salvatore con quale spirito si inserisce in questo settore? Che idea si è fatta in questi primi giorni? Che speranze abbiamo come cittadini? Allora, diciamo che anche per me aver accettato questo incarico è un po' una scommessa. Io ho scommesso con me stesso, ho scommesso con i miei elettori, ho scommesso con i miei compagni di partito, ho scommesso anche con l'intera cittadinanza, no? Perché? Perché, come dicevi tu, insomma, questo è un argomento che viene da tutta una serie di vicissitudini, molto attenzionato da parte della magistratura, eccetera, eccetera. Però non voglio fare la storia del passato, io voglio. Il passato è passato, non si può cambiare, si può solo, cioè, tentare di migliorare Parliamo del futuro. quello del futuro. Allora, lo spirito qual è? Lo spirito è quello innanzitutto di impegnarsi al massimo, perché credo che sia un argomento che abbia bisogno proprio di studio, di lavoro, ma quando parlo di studio, di lavoro, parlo proprio anche di presenza giornaliera sul territorio, all'interno della casa comunale, degli uffici, cercare di capire quali sono i meccanismi di questa raccolta attuale, che come sappiamo è una raccolta che è in proroga rispetto a un bando comunque anch'esso provvisorio, in attesa di un bando definitivo che duri 7 anni. E sicuramente, e l'ho già detto nel mio discorso di insediamento, le priorità sono due, quella del miglioramento di questo servizio, e per miglioramento parlo proprio di scongiurare innanzitutto il pericolo dell'immondizia in strada nella prossima estate, perché sarebbe davvero inaccettabile, inaccettabile per i cittadini. E migliorarlo anche nel senso di cercare di, ecco, il lavaggio dei cassonetti, il lavaggio delle aree dove sono posizionati i cassonetti, se necessario prevedere magari anche un giro in più da parte dell'azienda, perché come molti sapranno, insomma, noi abbiamo avuto il sequestro dell'area ex Asia, che ha comunque causato tutta una serie di problematiche all'azienda, che devo dire si è comportata secondo me in maniera molto responsabile, perché subito si è attivata nel fare diciamo, delle turnazioni in più per scongiurare il pericolo dell'immondizia in strada, anche se poi l'estate scorsa è accaduto ugualmente, ma era proprio il periodo iniziale dove c'è stato il passaggio di cantiere, eccetera, eccetera. Oggi hanno una conoscenza migliore del territorio. Anche il capocantiere, lo stesso ingegner Pandolfi, che è il responsabile dell'azienda, con il quale mi sono incontrato proprio qualche giorno fa perché ho chiesto di avere un colloquio con lui. Mi sembrano, insomma, più che abbiano più contezza un po' della situazione del territorio. Ovviamente, per migliorare il servizio, c'è bisogno anche del controllo, un controllo che insomma, c'è stato, non c'è stato, io insomma, non mi voglio occupare del passato, però sto predisponendo proprio una sorta di task force affinché insomma, si vada a controllare che il servizio venga eseguito secondo il capitolato. E ovviamente, come si dice in gergo, l'occhio del padrone ingassa il cavallo. Io mi sono promesso
di essere anch'io un controllore, anche perché poi io con la professione che faccio giro molto il territorio e credo che anche quello sia importante. Chiedo scusa Luca, che macchina c'hai? Colore? Io ho una Golf verde. Verde. Lo chiedo perché siccome nel primo mandato del sindaco era famoso il sindaco con questa vespetta che la mattina presto girava, No, quindi noi dobbiamo sperare non aspettatevi quest'estate la Golf che io verde. faccia il controllore alle 5 del mattino, però sicuramente un occhio attento lo avrò, questo è scontato, anche perché, ripeto, giro il territorio anche per professione. Però sto predisponendo questa sorta di task force affinché si possa, insomma, avere un controllo del territorio, cioè gli uffici igiene devono avere contezza di quello che l'azienda fa, come lo fa ed eventualmente se non adempie a tutti i suoi compiti. Quindi questo sicuramente è la priorità più immediata, perché mi insedio, trovo un servizio che è già in essere, l'unica cosa che posso fare è quella di tentare di migliorarlo. Ovviamente questo è il servizio in essere. La seconda priorità è quella di arrivare nel più breve tempo possibile alla redazione di un bando di gara definitivo sull'impronta che è stata data approvando quel progetto in consiglio comunale, cioè parliamo di porta a porta. Perché io credo che, inutile prenderci un po' in giro, io credo che una vera differenziata si possa fare solo ed esclusivamente facendo un porta a porta, anche perché noi siamo un comune rivierasco, quindi viviamo di turismo e avere ancora questi cassonetti in strada, insomma, non è un bel biglietto da visita per i nostri turisti. E porta a porta, ecco. Il porta a porta sconvolge un po' quello che è stato raccolta rifiuti a Minturno, quindi va studiato bene, nonostante insomma stiamo cercando di velocizzare la cosa, però non vorrei che per velocizzare la cosa magari saltiamo qualche passaggio. Perché dico questo? Perché nella raccolta dei rifiuti sono comprese anche vari altri servizi, diciamo, satellitari come quella della pulizia delle piazze, lo sfalcio dell'erba di alcune strade, lo spazzamento di alcune strade, eccetera, eccetera. Io sto tentando di alleggerire il più possibile questo bando da alcune di queste insomma, attività collaterali rispetto al servizio di raccolta per cercare di contenere i costi, che è una cosa ovviamente molto molto sentita dai cittadini. Perché? Perché con l'entrata in vigore della Dares, insomma, questa tassa diciamo, si è accorpata anche ai servizi indivisibili, quindi è aumentata rispetto al passato, purtroppo non per colpa dei comuni, ma perché io credo che lo Stato avrebbe dovuto, dice, io non verso più i soldi riferiti a queste attività nelle casse del comune, però avrebbe dovuto d'altro canto abbassare quantomeno le aliquote IRPEF dei cittadini per bilanciare le due cose. Invece una tassa si è aggiunta all'altra, quindi i cittadini ancora una volta sono vessati, però ci tengo a precisare che non è, diciamo, un aumento dovuto a una volontà dell'amministrazione. Luca, Sì, posso? prego, prego. Io vorrei anche ricordare questo ai telespettatori, perché tu lo sai benissimo. Igiene e ambiente non è soltanto monnezza, direbbero i napoletani, ma igiene e ambiente è un assessorato importante, Molto delicato, ampio. molto ampio e che dà grande visibilità, se ci si lavora bene, grande visibilità al territorio. Detto questo, noi abbiamo il problema per quanto riguarda le zanzare. Ora mi rendo conto che se il comune, fra l'altro con i fondi che mette a disposizione, fa
delle operazioni che rischiano di essere soltanto visibili, di visibilità, ma non concrete, perché se il privato non interviene. Però, come avviene in altri comuni italiani, si potrebbe studiare con delle ditte interessate un cartello di prezzi convenzionati per incentivare i privati ad entrare in sinergia curando i propri terreni per quanto riguarda questa opera di delettizzazione e di prevenzione delle zanzare. E poi un'altra cosa, noi le ordinanze ce le abbiamo, c'è l'ordinanza per quanto riguarda la pulizia dei giardini e dei terreni. E qui abbiamo situazioni. Proprio ieri un cittadino di Scauri mi chiedeva, quando ho detto che tu venivi, mi ha chiesto, e ho promesso che l'avrei detto, che a un certo punto nel centro di Scauri vi sono proprietà abbandonate dove a un certo punto sono ricettacolo di perché poi c'è la cattiva educazione di buttare dove a un certo punto si vede abbandonato. Ricettacolo per quanto riguarda quindi spazzature e topi. Ad esempio sto parlando di Via Nastro Azzurro. Via Nastro Azzurro dove c'è un fabbricato in totale abbandono con cadute di calcinacci e nello stesso tempo con il terreno abbandonato con tutte le abitazioni intorno. Allora, questo che vorrei dire. L'azione di polizia giudiziaria che viene fatta anche dalla polizia locale deve essere di prevenzione e repressione. Certamente io dico questo, io ho ammirato, lo dico sempre, l'amministrazione di Sperlonga. Sperlonga è cresciuta anno dopo anno imponendo delle regole. Faccio un esempio. Un operatore ortofrutticolo del nostro comune, non faccio il nome ovviamente, la prima volta è andato con il camion a vendere frutta e verdura in modo ambulante a Sperlonga. I vigili sono avvicinati e gli hanno detto: la prossima volta che vieni qua, noi sequestriamo in mezzo e verbalizziamo. L'hanno invitato ad andarsene. La volta successiva è andato e è tornato a piedi perché gli hanno preso in mezzo e tutta la merce. E sono stati corretti perché la prima volta lo avevano avvisato. Allora io quello che dico, ma perché noi dobbiamo vedere che nelle ore centrali dell'estate, in cui si dovrebbe riposare, il silenzio, questo appello a comprare le patate, questo appello a comprare i cocomeri, e la sporcizia è la cosa che si crea nei vari luoghi, come anche sulle spiagge. Ad esempio, io so che l'assessore Fedele, un altro assessore che come te io stimo e apprezzo per la sua buona volontà, ha sostenuto l'operazione della pulizia delle spiagge libere. Io sono personalmente scettico. Perché sono scettico? Perché come Italia Nostra, di cui sono un esponente, negli anni passati l'abbiamo fatto, ne sono uscito spaventato. Perché quando io mi trovo dei volontari che devono raccogliere siringhe, ratti morti, sporcizia di tutti, diventa il rischio di trovarsi qualcuno con l'infezione e con l'epatite non si scherza quando va bene l'epatite. Allora quello che dico, si parla di incarichi e di appalti concessi per quanto riguarda l'operazione di salvamento sulla spiaggia, ma si possono fare anche delle convenzioni in cui il salvamento, che è prettamente estivo, possa essere anche prevenzione di pulizia. Cioè, adesso il lungomare sta per esplodere. Auguriamoci, domani abbiamo la primavera, rispetto a oggi che restiamo registrando, diciamo, sono i primi giorni di primavera. Luca, ce la dai una mano, a mettere Minturno in assetto sui comuni della città del Golfo? Allora, domanda lunghissima, cercherò di fare un sunto della risposta. Allora, regole, regole. Le regole vengono percepite purtroppo da, non dico da tutti i cittadini minturnesi, ma diciamo da una parte, come un'imposizione vessatoria o come un qualcosa che tende a frenare, a reprimere. Allora, le regole sono la prima, diciamo, il primo metodo,
La prima cosa da mettere in campo per lo sviluppo di una città, rendere moderna una città, non c'è bisogno di fare grandi cose. Innanzitutto, secondo me, c'è bisogno di mettere delle regole. Ma queste regole, ovviamente, che siano riferite al commercio, che siano riferite, all'urbanistica, che siano riferite a tutti i campi. Purtroppo le regole è un problema culturale. E io proprio pochi giorni fa mi sono recato all'estero, sono stato in Inghilterra e ogni volta che ci vado resto sempre sorpreso, perché poche regole rispettate da tutti. Il paese vive bene, la gente vive bene, la qualità della vita è altissima. E non bisogna avere paura di perdere consenso, perché magari si può perdere il consenso, diciamo, nell'immediato, ma quando poi i frutti si vedranno nel corso degli anni, io credo che il consenso dei politici, perché poi purtroppo i politici governano sempre e comunque pensando anche a un consenso. Non bisogna aver paura di mettere delle regole perché quando valgono per tutti ci si confronta, diciamo, sullo stesso piano. E hai citato, insomma, uno degli argomenti che anche è scottante, quello del commercio ambulante. Purtroppo io non mi occupo e non mi occuperò di commercio ambulante, però se potrò dare un contributo anche in questa materia, sicuramente lo darò. Anche quello, diciamo, va regolamentato, perché poi quando si fa un regolamento e quando c'è qualcuno che viene su al comune a dire no, ma io voglio fare questa cosa in quel posto, eccetera, perché questo succede, la realtà è questa, quella che viviamo noi amministratori. Se c'è un regolamento, non si fa torto a nessuno, perché quel regolamento vale per tutti. Per cui, E anche voglio per dire. rispetto per gli operatori che tengono aperto i loro negozi tutto l'anno, anche Ma d'inverno. certamente, cioè il commercio ambulante non va vessato da una parte, ma dall'altro canto va comunque regolamentato. Per esempio, anche vediamo, insomma, tutte le nostre piccole attività, i nostri piccoli negozi, chi mette un'insegna luminosa di un certo colore in un certo modo, chi la mette in un senso, in un altro, anche quella è una cosa che andrebbe regolamentata ed è facilissimo, cioè è facilissimo, basta fare dei regolamenti, si risolvono problemi che magari sono anche, sotto certi punti di vista, possono sembrare piccoli, ma invece sono quelle piccole cose che aiutano a migliorare la qualità di un paese e la qualità della vita dei cittadini di un paese, come anche le tende. Diciamo quelle amovibili al di fuori delle Sì. attività, cioè anche quella è una cosa che si potrebbe facilmente regolamentare e per la quale io sicuramente ne parlerò in giunta, perché Non essendoci un assessore al commercio, siete quindi è un gioco di squadra che è un gioco di bisogna di squadra. Ma guardi, tutta la giunta. io Marcello penso che tutto è un gioco di squadra, perché i solisti non possono funzionare. Sono Nel momento in d'accordo. cui io sono convinto che nel momento in cui si porta in giunta una delibera che riguarda il mio settore, non deve essere argomento sconosciuto rispetto ai miei compagni di giunta, deve essere un argomento che è stato già discusso nelle commissioni, che è stato già discusso tra di noi, che magari è stato anche già discusso con i consiglieri comunali di maggioranza, perché poi altra cosa che secondo me non va è che quando c'è lo scollamento tra il consiglio comunale e gli assessori, questa è una cosa che non funziona. Quindi la collaborazione deve essere comunque totale, cioè ci deve essere sinergia, perché poi andiamo a portare un argomento, una delibera in approvazione in giunta. Poi ci sarà qualcuno che non è a conoscenza, qualcuno che chiede di rinviarla, eccetera. Quindi io mi auspico un lavoro fatto di concerto con tutti, perché io credo che le migliori soluzioni sono quelle che vengono fuori da un dialogo, da un'apertura alle varie
alle varie forze politiche, ai vari assessori, perché ognuno può dare un contributo e soprattutto poi un contributo condiviso, perché è così che secondo me si fa squadra. E cito, No, no, scusami, no. cito qualche comune limitrofo, no? Spesso mi piace citare Formia, dove c'è sempre stata un po' questa diatriba tra Forte, Bartolomeo, eccetera, eccetera, vari altri ex parlamentari. Però mi sembra che quando è stato necessario fare quadrato intorno a L'hanno degli fatto. argomenti, comunque l'hanno fatto, cioè hanno voluto bene al loro paese. Faccio l'esempio dell'approvazione del porto turistico di Formia. Mi sembra che, nonostante l'avvicendamento delle varie amministrazioni, mi sembra che però tutti sinergicamente abbiano portato Sì. avanti quello. Ecco, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Cioè, i solisti non credo che possano oggi dare più delle risposte ai problemi del paese. Ultima domanda. Stiamo entrando nella primavera e quindi nel periodo clou del nostro comune. Disponibile un monitoraggio mensile con questa televisione? Ci confronteremo ogni mese per dare risposte ai nostri cittadini, per vedere come va. Assolutamente sì, e posso solo anticipare così brevemente che sto mettendo in campo alcune iniziative che riguardano proprio l'igiene e l'ambiente in contemporanea. Per esempio, a breve faremo una bonifica dei vari siti che ci sono stati segnalati e dai cittadini, ma anche dal lavoro svolto dall'ufficio igiene, che nonostante le tantissime incombenze, devo dire, ha lavorato bene. La bonifica di questi siti di amianto, che purtroppo nascono così abusivamente, e ne sono purtroppo tanti. Difatti, proprio questa mattina eravamo lì che cercavamo di vedere quanti erano, per cercare di fare una bonifica che ci è stata sollecitata da più parti, ma a prescindere dalle sollecitazioni, insomma, l'amianto sappiamo che altamente cancerogeno. Come stiamo cercando di mettendo in piedi uno sfalcio dell'erba unitamente all'assessore Saltarelli, nelle parti più sensibili del nostro territorio comunale, e come stiamo vedendo come E iniziare a fare un. gli allergici ringraziano eventualmente, perché adesso inizia il periodo Certo, dell'allergia. certo, certo. Stiamo cercando di vedere quali sono i migliori prodotti meno inquinanti o possibilmente non inquinanti per quanto riguarda il trattamento i diserbanti. E quindi, insomma, tutta una serie di azioni che sono volte proprio a cercare di migliorare l'aspetto di questa città, che non merita, insomma, di essere così abbandonata, un po' abbandonata. Grazie dell'intervista, ci Grazie, grazie a vedremo voi, presto grazie a e voi, buon buonasera. lavoro. Cari telespettatori, siamo alla seconda parte di questa puntata della seconda serie di Agorà. Abbandoniamo la politica, abbandoniamo la vita amministrativa del territorio del Golfo di Gaeta per parlare di un problema che è di estrema attualità a livello internazionale. E lo facciamo cogliendo la disponibilità e la cortesia della signora Ludomila, di cui sta comparendo sullo schermo il nome e il cognome, e già dalla lettura vi accorgete che è un nome e un cognome di origine slava, cioè di etnia russa. La signora è coniugata a Scauri, con tra l'altro un professionista a me caro e amico che è Mario Vento, e hanno una figliola. È venuta anni fa per ragioni di lavoro e si è stabilizzata qui. Però vogliamo con il suo aiuto parlare dell'Ucraina.
parlare dell'Ucraina che ha una sua complessità storica, una sua complessità in cui vi sono etnie diverse. Vi è l'etnia russa, che è quella a cui lei appartiene, vi è l'etnia ucraina e l'etnia tartara. Però sono localizzate in aree diverse dell'attuale Repubblica di Ucraina e stiamo. Io, fra l'altro, devo dire per onestà intellettuale che non condivido come la stampa italiana abbia affrontato il tema, in quanto al di là delle idee personali che ognuno di noi può avere sulla politica russa e sul personaggio Putin, ritengo che Putin in questa occasione si stia comportando secondo una logica storica, perché la storia non è qualcosa che possiamo manipolare secondo le convenienze personali. La storia è oggettiva, è asettica. La storia è così perché è storia, altrimenti parleremmo di cronaca. Parlando della Crimea, ad esempio, la storia dà ragione al presidente della Repubblica Federativa Russa. Però adesso lascio la parola a lei. Vorrei innanzitutto che ci raccontasse a che età è venuta in Italia e come si è trovata in questo impatto diverso dalla Repubblica di origine all'Italia. Io sono venuta qua a 28 anni, non sapevo prima che finisco qua in Italia, per motivo di lavoro. Dopo ho conosciuto mio marito e così è rimasta qua a vivere Scalo. E modo di vivere è proprio diverso, perché io nata in città di più di 1 milione di abitanti. Città molto industriale, perciò vita è diversa, più frenatica, come a città, per esempio, Milano o Torino, diverso. Qua sto bene, cittadina caruccia, bellina, tranquilla, modo di vivere proprio diverso, diciamo, un pochino più rilassata. Però sto bene qua, ormai abituata. C'è una diversità caratteriale tra noi italiani e voi? Questo, diciamo, di Sì, carattere. forse più introversi, più estroversi. No, italiani può darsi più aperti, più socievoli, più sorridenti. Anche da noi diversi tipi di persone, però a noi è un pochino più freddi, un po' più Chiusi. chiuse, però non tutti uguali, sempre Ora, ognuno ecco, diverso. prima accennavo il fatto che l'Ucraina, ecco, se qualcuno, chi ha presente la cartina geografica, l'Ucraina è un paese grande all'incirca come, o almeno lo era fino adesso, prima che la Crimea si staccasse, grande come la Francia. È una nazione, una repubblica, in cui la parte occidentale, una parte è stata assorbita dalla Polonia, dopo l'ultima guerra mondiale, perché la Polonia, diciamo, si è spostata, la Polonia ha assorbito territori tedeschi e ha ceduto una parte alla Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche e in questo caso all'Ucraina. Poi sulla zona invece ad est vi sono regioni a maggioranza di etnia russa, Russo, come anche la Crimea. Vorrei parlare, ecco, di questo. Qual è la regione esattamente da cui proviene? regione, città si chiama Donetsk, o in italiano più giusto Donetsk, regione di est. Questo è vicino frontiera russa, 60 km da una parte, dall'altra 90. Regione. Mi sembra che proprio in questi giorni, in questa regione, ecco, i cittadini di etnia russa stanno scendendo Sì, in a piazza piazza per fare. reclamando un'annessione, ecco, di trasferirsi con la Russia come è avvenuto per la Crimea, Sì, vogliono provare a fare referendum come a Crimea, più o come in meno. Crimea. Sì. Ora la situazione appare più complicata rispetto alla Crimea, Sì. anche se ha avuto modo, signora, di seguire il discorso di Putin che ha fatto. Sì, ho visto Anche se, due che giorni fa. impressione ha avuto?
E che cosa ne pensa lei personalmente? Questione. A me sempre piace, no? Io non faccio idee za, a volte sbaglio, a volte no, come tutti i politici, però questo stato orgoglioso e contento, sentì tutto, come si dice, durante mi sembra 40 minuti lui parlava e sentiva Sì. lingua russa in diretta. Diceva tutte cose giuste, che prima non c'è niente contro la nazione ucraina, perché lei è nata, cresciuta. Amo come amici, come tutto, però che prima cosa che gli ho vietato è questo primo diritto di uomo parlare lingua russa e da lì comincia tutto. Ci sono nella regione da dove proviene lei, c'è anche una minoranza ucraina. Sì, ci sono minoranze, penso che quasi 20% di ucraina, però da noi abitano non solo ucraine e russe, ci sono e minoranze armene, ebrei, tatari, ci sono tante tante piccole etnie, tante nazioni. Non Come sono stati i rapporti tra di voi? è stato nessun conflitto. Da noi, nostra in città ci sono i moschee tatare, moschee azerbaigiane, i sinagoghe ebrei, e chiese cristiane. Non sta nessun Ha problema. provato, ha sentito i suoi parenti, i familiari in questi giorni? Sì, però loro dicono che città tutto tranquillo, non succede niente, tutto tranquillo, solo a volte in piazza ci sono queste manifestazioni. Penso che la situazione, il desiderio della regione da cui proviene di passare con la Russia è più complicato rispetto alla Crimea, perché Sì, la Crimea perché? è stata soltanto nel 1954 trasferita da Khrushchev all'Ucraina ed era una repubblica autonoma, mentre invece per quanto riguarda la sua regione il problema è che non è una repubblica autonoma, No, vero? no, non è una semplice regione, Ma perché in è Ucraina una regione. è in tutto 26 regioni e questa è una di queste regioni. Io ho intervistato per telefono a Kiev un sacerdote cattolico di rito orientale che è stato a Marina di Minturno e a Santi Cosme e Damiano, Don Vitali. Don Vitali che lavora al seminario di Kiev, il quale è di etnia ucraina. E loro temono, lui è stato anche ferito negli incidenti durante la notte nella piazza di Kiev, e racconta che sono preoccupati perché pensano che la Russia dopo la Crimea possa annettersi anche la zona orientale dell'Ucraina. Questo è il timore dall'altra parte. Nello stesso tempo la situazione appare più difficile. Vi siete anche resi conto del fatto che c'è un rischio concreto che la Crimea se ne vada con la Russia mentre per voi non sarà possibile? Che cosa ne Io fino pensate? all'ultimo non aspettavo che succeda tutto questo movimento di politico. Non so, penso di. Io penso che la nostra regione si chiama Donbass, è un po' più difficile. In Crimea ci sono motivi a parte di lingua, motivi, ci sono motivi di politica, di base di NATO, Sì. di città, che città a parte di Crimea e Sevastopol. La nostra regione. Che poi ho visto, leggevo che il presidente del Consiglio ucraino prima ha detto aboliremo la lingua russa, poi dopo invece ha parlato al Parlamento in Sì, russo. mi sembra ieri o altro giorno, Ha sì, è stato parlato invece che in parlato. ucraino in russo, quindi significa che ha riconosciuto che di questa forte componente che c'è. Che cosa sperate per il futuro? Ecco, se lei si trovasse invece che Sì, a sì. Scavri, un piccolo paesino, si trovasse nella città dove è nata e cresciuta, che cosa. Se fossi stata io in questo momento in mia città, io preferivo che la nostra regione appartiene, no, appartiene, a diventasse Federazione Russa. Perché molto diverso di livello economico, Russia è molto più avanti,
progetti, industrializzazione, pensione, due volte più grandi ucraine, stipendi abbastanza, dipende di regione, più verso Mosca, Pietroburgo, stipendi molto alti, città provinciali un po' più piccole stipendi, però molto diverso da Ucraina. Sanitaria, ospedale meglio, tutto fra diverso. Fra voi che vivete in Italia, ecco, provenienti da quelle regioni, ci sono ucraini di etnia russa? Qui in zona io conosco tante ragazze, famiglie, però maggior parte provengono da ovest, vicino Polonia, da Lvov. Quindi di etnia ucraina? Etnia ucraina, sì. Una notizia che ho letto, che in Crimea dal 1 aprile le pensioni saranno raddoppiate, perché verranno pagate in rubli e le somme saranno il doppio di come sono adesso, per adeguarle al costo della vita russa. Quindi, per esempio, ora pensione in Ucraina, mi sembra mia mamma prendeva 100, se traduce da grivne in euro, 100 euro, questa pensione media, ci sono 150 e 200 euro. A in Russia mi sembra doppio, sì. O 300, 350 euro. Non so preciso, però so che... Certamente se l'Ucraina dovesse con questi stipendi e queste situazioni entrare nell'Unione Europea, non ce la farebbero, perché economicamente perché guadagnano pochissimo. Perché devo, se entrava, può darsi, se entrava l'Unione Europea, ci sono state regole che devo aumentare il costo di gas, costo di elettricità, congelare stipendi, stipendi di Stato e pensione devo rimanere in questo. Lei so che è ortodossa. Fra l'altro, documentando, mi spiegava anche questo sacerdote che in questo momento in Ucraina c'è una chiesa ortodossa che si riconosce nel patriarcato di Mosca. Poi c'è la chiesa ortodossa del patriarcato di Ucraina, di Kiev, e poi c'è quella autocefala che non è riconosciuta dalle altre chiese ortodosse, e poi ci sono i cattolici di rito ortodosso e poi i cattolici di rito latino. Quindi cinque fra cristiani e poi più i protestanti, diciamo tra ortodossi e cattolici di rito latina ci sono tutte queste varie chiese. Lei a quale appartiene di queste? Io l'ho battezzata in chiesa che appartiene al Patriarcato di Mosca. Di Mosca, che fra l'altro mi sembra che in questo momento sia anche la chiesa ortodossa con più numerosi fedeli. Fedeli in quel territorio. Quindi ci sono tutti questi legami che uniscono con Mosca. Sì, cultura, tradizione, come festeggiamo feste, e anche la televisione ucraina non molto avanzata, perciò loro vedono televisione, programmi, tutto, film, tutto da Mosca. Fra l'altro, quello che leggevo è che la Crimea cambia anche il fuso orario adesso, andranno due ore avanti. Tre ore avanti, due ore si paragona con l'Ucraina. Perché voi già siete un'ora rispetto all'Italia, sì, e loro, mentre invece Mosca rispetto all'Italia ha tre ore, e quindi si adegua anche loro. Il fatto che la Crimea vada con la Russia e voi no, eventualmente, un po' vi dispiace? Un po' sì, però... Ogni cosa quando fanno esagerare, cose finiscono così. Putin ha deciso di costruire il ponte tra la Crimea e la terraferma della Russia per non passare più per l'Ucraina. Hanno deciso di costruire un ponte che collegherà, per essere indipendenti e non dover passare. Certamente io mi rendo conto, noi italiani fra l'altro abbiamo una cattiva memoria, perché noi questo l'abbiamo vissuto in passato, l'abbiamo vissuto con la Venezia Giulia, l'Istria, dove gli italiani poi alla fine invece furono costretti quasi tutti ad andarsene per malo modo. Certamente di Putin mi ha colpito anche una frase, quando ha detto
il popolo russo, l'etnia russa, è quella che si trova più popolazione fuori del suo territorio. E ha detto, un giorno andarono tutti a dormire, che erano cittadini, Russia è ecco, svegliata. la mattina dopo si sono svegliati in tante nazioni diverse. Che cosa per la sua regione, per il suo paese, che cosa spera per il futuro, che cosa vorrebbe vedere di diverso? Spero che tutto normalizza, tranquillizza, che trovano qualche modo questi soldi o aiuta Unione Europea o aiuta America o... Ormai con la Russia ci sono rapporti non così bene, che in qualche modo vanno avanti. La situazione è molto difficile, vita è molto costosa, e stipendi piccoli, è molto molto difficile da vivere. Non so, penso che tutto va bene, però. Ha seguito un po' i telegiornali, i giornali italiani che hanno parlato di questa situazione? Sì, io in questo periodo, 2 o 3 settimane, sempre guardo un po' di RT da Mosca, un po' di RTR, un po' di proprio Ah, italiane. quindi Aiuto a stare, si sì. vede Mosca da qui? Sì, se c'è antenna Sputnik si vede, sì. Ah, Se ecco. arriva, guardavo un po' di tutto, per dopo capire da me stessa vera realtà. E ha visto una cronaca diversa rispetto a quella nostra. Sì, un po' più o meno giusto, però a volte qualcosa si sbagliava, qualcosa traduceva non giusto, questi giornalisti corrispondenti, però. Io, fra l'altro, bisogna dire che hanno occupato la Crimea senza un colpo ferire, soltanto dopo è successo che, fra l'altro, un morto per parte, un ucraino e un russo, è accaduto in una base secondaria. È una situazione, certamente Putin si aspetta delle sanzioni, ma conoscendo il suo carattere non mollerà. La Non ho paura di nessuna Crimea non tornerà più sanzione. indietro. Anche perché io voglio ricordare anche ai telespettatori che nel 1854 ci sono stati 1 milione di morti in Crimea, perché addirittura i francesi, gli inglesi e i bersaglieri di Cavour andarono a combattere a fianco dei turchi contro i russi, vinsero poi i russi e a un certo punto la Crimea fu liberata dall'Impero Ottomano. Da allora c'è stato questo legame. Certamente c'è un'altra considerazione da fare, che questo era l'unico momento in cui Putin poteva agire. Perché se agiva dopo che firmavano un trattato l'Ucraina e l'Unione Europea o la NATO, diventava una dichiarazione di guerra. Quindi erano gli unici giorni utili alla Russia per riprendersi la Crimea. Quali sono dell'Ucraina dell'est, quindi della regione a prevalenza russa, i piatti caratteristici, le vedute, le coltivazioni. Ecco, ci dice qualcosa La di nostra questo? cucina è un po' diversa dall'italiana, qua piatti più leggeri, la maggior parte pasta, prima piatto da noi, il primo piatto mangiamo minestra, suppa, o si chiama borscht, di verdure insieme. A seconda piatto ci sono tanti piatti di pesce, di carne, di verdura. Anche voi usate molto, come i tedeschi, le patate? Sì, patate è, diciamo, un elemento principale. Senza patate. Il pane, che tipo di pane fate? La panificazione come la nostra? Pane, diciamo, tipo baguette francese o pane come vendono per tramezzine, Ah, morbido, non so, forma quadrata, anche quello morbida. nero? Sì, anche nero di grano. Sì, che da noi si trova solo a lunga conservazione. E suo marito l'ha convinto sulla gastronomia o la gastronomia italiana? No, Com'è? maggior parte gastronomia italiana, però a volte mangio qualcosa di russo, sì.
Lo fa per amore o perché gli piace? No, piace, piace. Patate, piace qualche cosina di verdura, di carne, però sempre preferisce italiano. Il mare è lontano dalla città dove lei è nata? Il mare sta appartiene alla nostra regione, però dalla mia città è 200 km il mare. Quindi ci sono località turistiche come da noi, di villeggiatura? Mare di Azov, sì. Ma l'estate corrisponde alla nostra? Sì, sì, il clima è abbastanza morbido, no? Come in altre zone di Russia, Ucraina. Già penso che ora la temperatura come qua. Solo qualche paio di settimane di inverno fa un po' duro, però il resto... L'inverno è un po' più rigido del nostro? Sì, inverno sì, a volte anche 2-3 giorni, poi anche meno 20, però primavera calda è stata... Prima mi ha detto che ci sono industrie in quella zona. Una delle critiche che è stata fatta prima all'Unione Sovietica era quella di curare poco la prevenzione sull'inquinamento e quindi le industrie erano inquinanti. Anche da voi c'era questo problema dell'inquinamento da industria? Sì, sì, ora sta meglio perché tante industrie chiudono, però dove abitavo io ci sono tante industrie metallurgiche e tante miniere. Proprio io abitavo, per esempio, il mio quartiere, da una parte 200 metri, da altre, tutte miniere. Di che cosa? Carbone? Di carbone. Quindi si usa ancora molto il carbone? Non lo so, usano perché tutte città, tutte palazze scaldano con gas, però sì. Fanno import, penso. Ho capito, per le centrali. Che siamo arrivati quasi alla conclusione di questa intervista. Innanzitutto mi ha fatto piacere parlare con lei, ecco, della sua terra. E si notava, ecco, l'amore che la lega a questa regione. Che altro desidera dire ai nostri telespettatori? C'è qualche cosa che non ho chiesto? No, penso che parlate di tutto il tema, no? Come sono, un'ultima domanda, lo faccio essendo un diacono, come sono i rapporti tra i cattolici e gli ortodossi? Io non sento rapporti là o qua. Là parlo. Là maggiore, dove abitavo io, maggior parte chiese ortodosse. Quindi erano solo delle minoranze, erano più ortodosse, nella zona ovest. C'è anche moschee e sinagoga, chiese cattoliche pochi. Pochissime. Più a ovest più stanno. Più ovest, sì. Più verso Kiev. Sì, quando stavo a Lviv, io anche per curiosità una volta entravo in chiesa. 20 anni fa, in chiesa cattolica, per far vedere come rito, come dentro, e là più cattolici. Ma è vero che il rito ortodosso prevede quasi tutto il rito in piedi? Sì, quasi, se devo sta tutta messa, messa comincia verso le 7:30 e finisce verso mezzogiorno. Quindi un po' duro, sì. C'era un vescovo di Gaeta che diceva, quando qualcuno si lamentava che la messa durava troppo, lui diceva, non è che la messa dura troppo, è la vostra fede che è troppo corta. Quindi gli ortodossi ci possono dare lezione a noi, perché la funzione è bella lunga rispetto ai nostri 50 minuti. No, ci sono panchine, se qualcuno non ce la fa. Ce la fa, però mai sedute io panchine, per me sempre che non rispetto Dio, perché finché è giovane può stare a piede, quando il Signore è anziano a volte siede. È una forma anche di abitudine, certamente dimostra una grande intensità di fede. Io le faccio i migliori auguri per la sua vita e famiglia in Italia, per i parenti che sono rimasti nella sua regione e speriamo che tutto vada al meglio anche per quello che desiderate. Grazie. Grazie.